Questo è 3 minuti di economia, il podcast della Fabi per la campagna 2023 del Ministero dell'Economia sull'educazione finanziaria. Sono Silvia Masaracchia e in questa puntata parliamo di come chiedere un prestito. Devi fare un acquisto importante come comprare un'automobile oppure hai necessità di denaro per sostenere delle spese di importo rilevante? Non sai esattamente cosa fare o da dove partire? Bene, ti stai affacciando al mondo del credito e prima di farlo ti invitiamo ad ascoltare queste linee guida da seguire per capire cosa vuol dire chiedere un prestito. Prima di tutto, valuta le tue esigenze finanziarie. Non importa quanto tempo ci metterai, ma assicurati di prendere tutto il tempo necessario per individuare l'importo di tempo che ti serve per soddisfare i tuoi bisogni e scegliere il tipo di prestito più adatto a te. Chiedere un prestito significa richiedere una determinata somma di denaro di cui hai bisogno ed impegnarti a restituirla in un arco di tempo concordato, tramite il pagamento di importi rateali periodici, come ad esempio mensili, comprensivi di un tasso di interesse. Per fare la richiesta devi essere maggiorenne, residente in Italia, titolare di un conto corrente, avere un reddito dimostrabile compatibile con la domanda, non essere già segnalato negativamente per mancati pagamenti rateali pregressi. Tutto questo deve essere supportato da una idonea documentazione che dimostri tali requisiti come il documento di identità, il codice fiscale, lo stato di famiglia, gli eventuali impegni finanziari già assunti, la busta paga, la dichiarazione dei redditi, gli estratti conto. L'istituto di credito potrebbe anche richiederti la presenza di un garante o un coobbligato, ovvero persone che si impegnerebbero insieme a te nell'onorare la restituzione del prestito. Oppure la banca potrebbe richiederti delle coperture assicurative per il perfezionamento della domanda. A questo punto compilerai la richiesta di finanziamento e otterrai, dopo una valutazione dell'istituto di credito che richiederà del tempo di verifica, una risposta di accoglimento oppure di diniego della somma. Se la tua richiesta viene accolta, prima di sottoscrivere il relativo contratto, ricordati di verificare le condizioni previste, per esempio il tasso di interesse o le eventuali commissioni applicate, magari confrontandole con quelle proposte da altri istituti di credito. Questo era 3 minuti di economia, il podcast della Fabi per la campagna 2023 del Ministero dell'Economia sull'educazione finanziaria.